Ronzulli. Sì, guardi, io sono stata per 5 anni presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza e di questo tema, devo dire, ce ne siamo occupati parecchio, anche con sensibilità diverse magari, ma devo dire sempre tutti molto uniti. Abbiamo anche visitato degli ICAM e onestamente bisogna scindere le due cose, no? Noi sappiamo che esistono delle organizzazioni che obbligano a procreare per appunto mandarle in strada a chi a borseggiare, a chi a chiedere l'elemosina, donne rom al 7º, 8º mese, a proposito di rispetto della gravidanza, ok? E, oppure peggio dopo, quando nascono i bambini, a utilizzarli anche per appunto sempre per borseggiare, per rubacchiare in giro. E, l'ICAM non è un carcere, non deve essere visto come un carcere. Chi li ha visitati sa che sono delle comunità protette, sì, dove madre e figli possono stare insieme. Io ho una sensibilità sui bambini forse diversa, credo che i bambini non debbano pagare per gli errori dei genitori, quindi un bambino di pochi mesi non deve stare in un carcere perché viene meno lo sviluppo cognitivo, viene meno lo sviluppo del linguaggio, viene meno lo sviluppo anche fisico di un bimbo che non può pagare perché ha una madre rom che l'andava in giro a rubare. Un conto questo, sono le case, questo, noi dobbiamo le qualche case protette, però lei una madre con i suoi figli piccoli non la manderebbe mai in carcere, anche se un magistrato potrebbe avere anche la facoltà nel caso specifico di ritenere necessario. A parte che necessario, già adesso per reati più gravi, adesso noi stiamo parlando di reati comuni, per i reati più gravi ci sono, certo, donne in carcere con i figli, cioè non è che non ne abbiamo. La senatrice Maiorino ha dato dei dati di cui possiamo stare tranquilli, e penso che ci sono 20 donne, certo, in carcere con i figli piccoli. Ronzulli. Io posso dare un giudizio personale e vorrei che fosse chiaro che è un giudizio personale. Un bambino che, soprattutto quando è piccolo, soprattutto nell'età evolutiva dagli 0 ai 3 anni, che cresce in carcere, è un bambino che avrà problemi non soltanto, certo, cognitivi, ma anche di altri. Allora, quindi per me la risposta è no. Ci sono degli ICAM dove ci sono queste zone, certo, protette. La sua detto questo, è chiara. Qualcosa bisognerà fare per evitare che le organizzazioni utilizzino le madri per, allora, continuare a delinquere. Cioè, allora, prima